La 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 la. Hello, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento sulla Zoom 11 Go Chrono Stones Fiamma Randomizer. Ogni video ha più R. Ad ogni modo, nel video di oggi, questa scena in particolare mi ricorda qualcosa. Ora, so chi è questo personaggio, ma non so quale personaggio è diventato. Cioè, so chi dovrebbe essere in realtà, ma comunque andiamo avanti. Capitolo 5. Vive la France. Oh, e qui ragazzi, non in questo video ma nel prossimo copyright a manetta, perché già so che purtroppo le host che verranno usate nel prossimo video per la Francia saranno tutte quante copyrightate. Come lo so? Perché quei video hanno il copyright, quelli che ho fatto anni e anni fa. Però sembra che tutto quanto sia tornato alla normalità, quindi direi di non perdere tempo, andiamo a controllare il club. Sai che ti dico, ho come l'impressione che i veicoli mi piacciono quasi più delle persone. Ma guarda, è una cosa normalissima che ti piacciono di più le auto e quant'altro piuttosto che le persone. A chi piacciono le persone? A nessuno. È ancora tutto bloccato. Hanno aperto. È aperto, non è bloccato. È aperto. Cammina. Ma sembra che tutto quanto sia tornato alla normalità. Mi piacerebbe giocare con loro, effettivamente, anche se purtroppo credo che non accadrà mai. Vabbè. Ivans e il nonno sono purtroppo diventati delle pietre. La Eldorado vuole usare la pietra di Mark per i suoi scopi. Noi invece abbiamo quella del nonno che ci aiuta a trovare i giocatori perfetti. Tutti quanti amano il calcio, amici come prima. Beviamoci un bicchiere di vino in allegria. Oh, e i giocatori della Raymond sono tornati con te. Rosa Well purtroppo devo tenerla come portiere e questo non mi piace affatto. Trupal Trupaloschi. Ecco, abbiamo ovviamente Zeta che non ha una testa, perché Zeta la formica, se vi ricordate, chi l'ha visto, ovviamente c'è una parte dove c'è un corpo, o meglio, c'è una testa senza corpo. Quindi è perfetto. Oh, ciao! Bentornato, Capitano Arion! E un bentornato anche al resto della squadra! Molto bene, compagni di squadra! Binone! Franco e Limone! Scusa, ma tu chi saresti? Sei proprio cattivo! Fai finta di esserti dimenticato di me! Goldie Lemon, attaccante di punta della Raymond! Gli altri? Questo dialogo mi ha sempre un attimino lasciato perplesso. Voglio dire, ora, uscendo un attimo dal roleplay, Goldie Lemon sappiamo tutti quanti chi è. Perché dovrebbe dire ad Arion ti sei dimenticata di me? Sai benissimo che Arion non ti conosce, lo sai! Ovviamente era tutto quanto un astuto piano della Level 5 per non farti scoprire la vera identità di Goldie Lemon. E di certo non ve la spoilererò io qui, se ancora non avete mai giocato Chrono Stones. Quindi in realtà tutti sanno quello che è successo, ma noi no, perché siamo... perché... No, ragazzi, sta cosa dei viaggi nel tempo è fatta male. Ho paura che abbiamo creato un altro paradosso temporale. No, un casino temporale più che un paradosso. Oh, eccola qua! Di che squadra fa parte? Però è molto particolare come viso. Sembra uno di quei personaggi, sai, delle pop band che mettono in Azum Eleven. Ci sono i T-Pistons, ci sono le Berisco Bo. Vedremo cosa fare una volta che sarà in campo, dai. Possiamo fare Mix Max a volontà. Ah, questo mi piace. Mostra il potere di Nobunaga. Ma perché? Maximax Trans, Nobunaga! Gene pure dovrebbe essere uno forte, se non sbaglio. C'ha un look piuttosto particolare. Oh no, Vu, che succede? Dobbiamo trovare gli altri componenti della squadra invincibile. Oh, e agli... In 4 e 4 11, Wonderbot, ti prego, non fare più battute. Ed è per questo motivo che non sarai mai il coach della squadra. Perché fai queste battute pessime? Nessuno ha riso. Eccolo qua, il fuoriclasse numero 2 è un muro insuperabile. Un difensore carismatico che sa infondere coraggio alla squadra. Ma chi stiamo cercando? Non può darci un aiutino? Qualcuno come Giovanna d'Arco. Tanto per restare in tema angeli e demoni, no? Giovanna d'Arco condusse la truppa alle vittorie in battaglia. È carismatica. Beh, in effetti, quando vedi una bimba di 13 anni che comanda delle truppe in guerra, sì. Più carismatico di così è un po' difficile da trovare, eh? Axel è uno dei pochi a corrente della situazione e ha un cimelio per noi, quindi andiamo alla torre. Bene, ciao signor Axel, siamo amici, vero? Abbiamo l'elmo di Giovanna d'Arco.
C'è qualcosa che non va, vuol dire che è un Riccardo? Ma figurati, cosa vuoi che me ne importi? Oh, sta buono però, eh. Ah, è invidioso perché non può evocare lo spirito guerriero. Abbiamo Hokus, eccolo qua! Il nuovo capitano della protocollo Omega. Ha anche i suoi sottoposti, lui. E Beta verrà confinata. Occorrerà una rieducazione molto lunga per eliminare i suoi difetti. Che è un robot? Presidente, c'è un problema. No! Si è duplicato, ce n'è uno qui e uno... Ma anche quest'altro con gli occhiali. Ma questo è triplicato, accidenti. Ce ne sono uno, due e tre. E quello con... questi sono anche i doppioni. E anche questi due. Ma perché tutti quanti questi doppioni? Che succede? Un prigioniero di classe S è evaso. Sarebbe questo il piano dell'Eldorado? Perfetto, siamo l'elmo di Giovanna d'Arco e andiamo nella Francia. È passato, certo. Signore, proteggi la Francia dagli invasori. Oh. Cos'era quel bagliore? 1429, quindi aveva 17 anni. 30-31 è morta, quindi a 19 anni è morta, quindi sì, 17 anni. Siamo nei paraggi di Vaucouleurs, dove si trova Giovanna d'Arco al momento. Tra l'altro, i francesi stanno perdendo. Sembra un videogioco, bello! Spero che abbiano valori di difesa alta. Non funziona così in realtà. E beh, ci mancherebbe pure che funzionasse. Questo è, vabbè, questo qua è il mage ovviamente. Col bastone anche. Ah, c'è una cassa nascosta. Fauci giura. Oh, quella mi piace, eh. Alt, chi va là? Quanti siete? Un fiorino. Non conoscete questi luoghi? In effetti no. Siamo in cerca di Giovanna d'Arco e ci prendete in ostaggio quindi per questo. Portateci da lei. Nel frattempo, intanto, arrivano quelli della protocollo Omega 3.0. Come fanno a sapere che noi ci spostiamo? Abbiamo una spia per caso? Oppure possono calcolare le fluttuazioni del tempo e scoprire che ci siamo spostati? Perché c'è un'interferenza, magari. Ah. E tu chi saresti? E tu chi saresti? Sapevo che l'avresti detto. In realtà però intendevi chi è questa adorabile canaglia, vero? Ho ragione io, vero? Insolente! Io sono Zanar Kavalonic, della classe bassa senza nome. Sono un membro della classe bassa senza nome, io invece un nome me lo sono fatto. Sono troppo forte. Ho sentito parlare di te. Hai messo insieme 30.000 punti reato. Hai messo insieme 30.000 punti reato. Praticamente ha fatto un jackpot. Nel settore di massima sicurezza del centro di detenzione e correzione. Interessante. Distruggendolo faremo un favore al mondo intero. Boia, zii. Voi abbaiate come dei chihuahua, ma io mordo come un pitbull. Boh, frate. Ah, prendi questo, razza di sproffone! Comando di tiro 13! Missione atomica. Tu! Ehi, vecchiacci dell'Eldorado! Lo so che state guardando. Vi propongo un accordo. Io mi sbarazzo di quei mocciosi che vi danno fastidio e voi mi ripulite la fedina penale. Che ve ne pare? Sapete come funzionano queste cose? Molto bene, accettiamo. Sapevo che l'avresti detto. Plebei,
Siete rimasti folgorati dalla mia superiorità? Zanark, mio signore. Allora, pensi che riuscirete a dare una lezione a quei mocciosi della Raymond? È chiaro! Con il tuo potere, mio signore, nessun avversario potrà batterci. Sapevo che l'avresti detto. Ma lui è fantastico! Era, se non sbaglio. Boia, frate! È il momento del cambio della guardia. L'ora legale, entrata, per caso, il cambio della guardia. Cerchiamo una via d'uscita. Ma saliamo, ci buttiamo dalla torre, no? Ma è Giovanni! Cosa? Chi sono costoro? Ah, abbiamo degli ospiti. Credi che lei sia? Ma deve esserlo. Giovanna d'Arco. Ma sì, in fondo i dipinti che abbiamo di Giovanna d'Arco sono identici alla ragazza che abbiamo di fronte, no? No? Questa è l'intrepida Pulcella d'Orléans. Eh già. Sono senza ombra di dubbio spie inglesi che intendono... Ma abbiamo gli... Dio santo! Allora, in teoria, in Giappone loro hanno nomi giapponesi. Si presuppone che al massimo siano coreani, cinesi, insomma asiatici. Hanno gli occhi a mandorla. Gli inglesi di norma non hanno occhi a mandorla. O comunque ai tempi del 1400... Non erano ancora così mischiate le razze in Inghilterra. Eh? Veniamo dal futuro. E cosa intendete con futuro? Il futuro. Cioè veniamo da molti più anni nei quali ci troviamo adesso. Dovremmo dire che abbiamo una macchina del tempo? Non sanno neanche cosa siano le macchine. E in quest'epoca ci metterebbero a rogo come streghe. Beh, tu non è che sei vestito da persona civile, orsacchiotto mio. Le caramelle? Ah. Ok. Che buona. Che fai? Ci ammaestra con le caramelle. Bene, dopo che abbiamo mangiato le caramelle, lei ci dà i comandi e noi seguiamo come delle brave scimmiette ammaestrate. Oh, ci siamo guadagnati la fiducia di Giovanna. Allora, Giovannina. Allora, Giovanna tutta panna, andiamo? Sarebbe Susanna, però funziona uguale. Giovanna coscia lunga, quella è un altro discorso. In effetti sì, sarebbe meglio completare subito il Miximax e non immischiarci nella guerra, visto che si potrebbe creare un paradosso temporale senza precedenti. Abbiamo Lancelot come spirito, ragazzi, io godo. Quindi non possiamo lasciare questo posto fino a che non hanno accertato la nostra identità. Guarda, ti presento un documento. Il portafogli però l'ho lasciato a casa, accidenti. Possiamo giocare a calcio, è l'occasione perfetta per allenarci. Forse non vi è chiara la situazione. Vabbè, però, oh, se ci fanno giocare senza farci storie, va benissimo, per carità. Chi sono io per dire di no? Ti prego, chi? Quale divinità stai pregando? Dio! Ma che succede? Stiamo giocando a calcio. Che state facendo? Giochiamo a calcio! A calcio! Sì, è lo sport più bello che ci sia. Il calcio è la mia vita. Fai vedere, guardalo. Si mette in mostra, fa il galletto. Ecco pure noi, prof, vai. Puoi giocare a calcio anche con le persone vere. Però non penso che si possa fare senza incorrere in denunce penali. È il momento del Miximax. Wonderbot non perde tempo. Vai, let's go. Oh no, ti hanno sparato, Giovanna. E invece non si può. Lei non è d'accordo, ha detto non c'ho voglia, non me la sento. Non doveva andare così. Bravo, ora penseranno. Ora è sicuro che non siamo delle spie. Infatti non potremmo arrivare proprio... Cioè, facciamo una cosa, no? Torniamo a casa. Torniamo un anno dopo. Oppure prima che la mettono a rogo. Spoiler. E poi ci prendiamo Laura. Come ti pare il calcio? Beh, interessante. Tuttavia non sono certa di comprenderlo appieno. Ma sì, il calcio è come un campo da battaglia. Senza però che... Però se fai un fallo particolare, tipo rompi una gamba... Al tuo avversario sei espulso e forse anche a vita, visto che per rompere una gamba devi entrare davvero male. Seguitemi tutti. Tutti quanti seguitemi. Ho voglia di sfogarmi, capitemi. Hai mai visto un cortile più pulito? Quello di casa mia. Anche perché è 2 metri per 2, quindi sì. Allora, Giovanna, che cosa ci vuoi dire?
Sarò sincero con te. La luce che hai visto nel cielo non era un segnale della volontà divina, ma eravamo noi. Non mentivamo quando abbiamo detto che vogliamo salvare il calcio, perché veniamo dal futuro. Hai paura di scendere in battaglia? L'ho fatto perché mi hanno detto la voce del Signore. Quale Signore? Quello del piano di sopra? Orléans è sotto assedio, occorrono più uomini se vogliamo respingere gli inglesi. Va bene. E noi le faremo da scorta perché siamo bravi a giocare a calcio. Mi pare un discorso sensato, fila tutto, fila. Oh, eccolo qua, il momento più bello del gioco. Corri cavallino, corri. Oh, e una volta arrivati a castello, presentati a principe Carlo. Ma Carlo non era inglese. Giovanna d'Arco è qui, madonna santa. Giovanna d'Arco è qui, catturiamola, la Hir. Cosa facciamo, maestà? Ci è venuta un'idea meravigliosa. Ci è venuta? Perché siamo plurale maiestatis? Le tue abilità in battaglia farebbero impallidire un cavaliere, ma il tuo aspetto suggerisce tutt'altro. Perché è una ragazza? Eh? Per questo? Sessismo? Eh? Parlerà solo con il principe Carlo in persona. Il principe Carlo tollererebbe tua insolenza, villane. Ed arrabbiato. Giovanna, ti concediamo udienza presso sua maestà. Sono il principe Carlo. Alza la testa e parla. Quest'uomo non è principe Carlo. Che cosa? Come osi disconoscere il tuo signore e sovrano? Se io dunque sono un impostore, conduci a me il vero principe. Quello a fianco. Eccolo qua il vero principe Carlo. Si sta nascondendo. Fa nascondino? Bubusettete? Maestà, dov'è? Oddio, chi è lui? Uaglione. Cancelleremo il calcio. Anche nella Francia medievale. Devono rompere le palline ogni dove, caro mio. C'è Jack. C'è Jones e Beatrix. Ragazzi, ma che squadra è quella lì? Goldie, che vuoi? Fuori dalle palline? Dai. Ma che ci fa lì davanti la nostra amica? Vabbè. E dov'ha questo? A casa del signore? Perché c'è Trapper in porta? Devo forza combatterli? Scartiamo Sam, dai. Detto che li scartavo quello quando perdevo una sfida, e tanto è successo. Oh, ci voleva tanto, bastava fare così, no? Che seccatura. Bravi, bravi! Cos'era quel tocco delizioso? Non abbiamo mai veduto nulla di simile. E lei è... Ah, è così che si chiama Calcio. Sì, questo vostro calcio ci interessa non poco. Siete stati magnifici. Un momento, ma quello è... Se non lo so, mi riserva maestà, e non rincontrarla. Ma, quindi, Giovanna non è caduta nell'inganno della cadrega? Vabbè, comunque, come facciamo a salire al trono sto bell'imbusto qui? Ci vogliono rinforzi, a quanto pare. Adunate le truppe, siete diretti a Orléans. Oh... Grazie maestà, quanto è buono e caritatevole lei. Quindi si parte e siamo diretti a Orléans. Ti guarda tu, eh? Ti guardi? Paesaggio bello, eh? Questo che guarda. Ah, noi guarda. Pensare al calcio è vietato. Non stavo pensando al calcio. Stavo pensando al fatto che Oxford, Francia, bianco. Bianchi, a Paolo Bianchi, cioè non bianco, bianco. Ed eccoci qua, arrivati a Orléans. Allora che succede? Ecco, questo è da copyright, questa host qui. Siamo arrivati. Sì, sembra che sia andato tutto bene. Arion! Ehi! Dimitri in realtà, eh. È un intero esercito con loro. Quando li vedranno gli inglesi fuggiranno a gambe levate. Compatrioti! Sua maestà e principe Carlo vi ha concesso il privilegio di inviarvi dei rinforzi! Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo preparare l'offensiva contro gli inglesi. Grazie all'arrivo dei rinforzi potremmo sperare un attacco poderoso sfruttando l'elemento sorpresa. Porta dei regali, effetto sorpresa, no? Ma quanto sono simpatico. Oh no, Giovanna, aspetta! Dove vai? Non scappare! Ma c'è anche il principe? Ma come? Come ha fatto ad arrivare qui?
Sono tornati tutti con te. Oh, che bello. Facciamo il giro tondo. No, niente. Asama. Sarà veramente Zuge Liang? Eh sì, è Zuge. Oh. Non avremo altre opportunità di attaccare gli inglesi. Non hai paura? Se mi tiro indietro, perderemo la guerra e il popolo francese soffrirà per sempre. Giovanna! Questo compito è stato affidato a me. Devo eseguirlo io, lo so, anche se non sono certa di esserne all'altezza. Giovanna, ti rendi conto che hai già ottenuto grandi risultati? Cosa? Hai preso posizione e convinto il principe a stare dalla tua parte. È tutto per il popolo francese. Oh. Hai delle capacità impensabili per chiunque altro. Lo credi davvero? Vorrei avere anche solo metà del tuo valore. Oh, Gabi. Quindi in realtà i francesi hanno vinto contro gli inglesi grazie a dei bambini giapponesi. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Giovanni è andato all'attacco, quindi vuole sacrificarsi. Non rispetta gli ordini. Gli ordini di chi? Ecco questo qua con gli occhiai. Questo qua fa parte di My Chemical Romance. Guarda che occhiaie nere. Quindi vive la France! Non tollereremo altri ritardi! Sferriamo un rapido attacco contro gli albionici sulla sponda opposta del fiume e distruggiamoli! Siete pronti ad accompagnarci? Sì. Ma nel prossimo episodio.